Amici di Lai Sport Academy, buon pomeriggio da Leo Talusi e benvenuti allo stadio San Lorenzo a Subiaco per il turno preliminare di Coppa Italia Promozione. Vi Subiaco, Sampolese. L'ex Tivoli smista e gioca con Mantovani, allarga ancora il pallone su Bischia, all'indietro per Veneruso, alza la testa, non può crossare. E quindi Cericola col sinistro ad aprire, stavolta è telecomandato ed è anche molto preciso. Ongonga arriva e smista, trovando addirittura Bonini, aspetta l'arrivo di Flavio Trombetta. Eccolo Bonini, una grande palla però per Pietro Bono, posizione regolare, Pietro Bono in caduta, non riesce ad angolare troppo e la Vis si mangia l'1-0. Trombetta a dialogare con Ciaffi, sul fondo il tiro di Ciaffi. Non ci sono state deviazioni. Il controllo così di Lucas Camacho, che però recupera in un secondo momento. Camacho stavolta mandato un po' più in difficoltà e perde allora il pallone per Bonini, che avanza verso l'area. Bonini ce l'ha sul sinistro, Bonini viene messo giù, intervento sul pallone secondo Leonardo Baroni, intervento sul pallone, quindi si gioca, ci sono delle proteste in atto, altro contatto, altro non fischio. Pietro Bono dentro il pallone per Trombetta, che aggira il portiere. Trombetta la perde all'ultimo, deve soltanto fare qualche piccolo passo indietro prima di colpire di testa. Veneruso invitato a correre un po', mette il cross verso il centro, stava arrivando Ferrario, poi a vuoto ci va anche Bischi, stava arrivando in corsa Arcieri, ma è duplice fischio da parte dell'arbitro che chiude l'ostilità almeno per il primo tempo. 0-0 fra Vis Subiaco e Sampolese. Si riparte allora con il secondo tempo di Vis Subiaco, Sampolese, che non la lascia sfilare in fallo laterale, anzi vuole coinvolgere uno dei suoi due centrali, ovvero Mantovani. Una linea 4 quella di difesa della Sampolese, sembra essere una 4-3-3 con Ferrario, che però parte più dietro rispetto a quello che è il vero ruolo di una prima punta. Buono il controllo da parte di Bischi, che poi va con il destro. Credo ci sia stata la deviazione di Scaramuzzino, decisiva. Pietro Bono, pressato proprio dal neo entrato Ferrone. Si muove un gonga. Aveva chiuso la linea di passaggio Ferrario. Mantovani che prolunga, sta arrivando Bonini, occhio alla palla per Trombetta che si inserisce in area. Trombetta, decisivo Domenici, strepitoso. La bella è meglio, così come il rinvio di Luca Ciaffi che voleva andare da Bonini. Protesta leggera dell'ex giocatore del Campus Eur, l'arbitro non fischia e fa bene. E adesso Bonini ha una prateria. Bonini costretto sempre ad allargarsi il numero 11, Bonini può rientrare sul sinistro, non ha spazio per tirare, va comunque in porta. Bonini si presenta così con l'inchino alla sua tribuna, la Vis Subiaco è in vantaggio al 19. Ongonga, il cambio lato di Ciaffi, nessuno riesce a toccare, poi inserimento e sinistro di Mariani che trova il gol del 2-0. La Vis Subiaco forse chiude la partita. C'era andato vicino Peperoni, è entrato da una decina di minuti e non di più al posto di Trombetta. Ultimi minuti decisivi per la Vis Subiaco. Che errore incredibile di Ferrone, e allora una buona possibilità per Bonini di andare sul 3-0. La risposta di Domenici, aveva abbandonato la competizione ai sedicesimi di finale nel doppio scontro con il Valle Martella. Oh, Peperoni, che cosa ha fatto? Riesce a trovare Bonini verso l'area. Bonini, il controllo, sterzata, sinistro, in bocca al portiere, ancora Peperoni, la palla resta lì, è fuori gioco. Fuori gioco, non vale il gol del 3-0 di Pietro Bono, che comunque aveva ribadito lestamente in porta. Guarda sopra, guarda sopra. Buon lancio stavolta proprio per Mariani, che prolunga per Pietro Bono,
la lascia scorrere Proietti. Conclusione di Ciaffi, la deviazione sotto misura di Pietro Bono, che non corregge in fondo al sacco e lascia per strada il 3-0. Con la Sampolese che dovrebbe giocare di nuovo in trasferta, se non ricordo male. Pallone intercettato in zona tre quarti da Arcieri. Bischi, sovrapposizione di Proietti, servito l'ex Vicovaro. Ancora Proietti, attende rinforzi e queste sono di Ferrone che arriva in aria. Ferrone col destro, traversa, scheggiate, palla fuori. Stornelli, ancora a fermarsi, ancora a giocare con Proietti. Spazi intasatissimi, ora la vis è tutta dietro. Conclusione di Arcieri, murata da Poggi. Poi chiesto un fallo da Arcieri, tutto regolare per l'arbitro, si può giocare. La Sampolese però veramente non affonda e allora l'arbitro dice che basta così. È buona la prima per la Vissubiaco che vola al turno successivo e batte la Sampolese 2-0.